illuminata la lampadina. Devo uscire a trovarla, non sarà semplice. Buongiorno, benvenuti a casa. Oggi è una giornata molto speciale, quindi la iniziamo in un modo tradizionale, modificato. Non vi dico subito cosa è di speciale questa giornata, ma vi dico che voglio provare a preparare un caffè turco. Non so quanti di voi lo sanno, però dal mio punto di vista il caffè turco potrebbe quasi essere paragonato al caffè napoletano. Disclaimer, non toglietemi la cittadinanza italiana per quello che sto per dire. Non tanto per quanto riguarda il sapore, l'aroma del caffè, la preparazione, tutto, ma la tradizione. Per quanto riguarda la tradizione, c'è molta similarità con quello che è l'utilizzo del caffè in Italia rispetto a quello che è in Turchia. Infatti in Turchia è facilissimo sentirsi offrire un caffè a qualsiasi ora del giorno, in qualsiasi situazione possibile e immaginabile. Questo perché il caffè è molto radicato nella tradizione turca. Ma come si prepara? Mente fuori passa quello che vende El Moradito, che non abbiamo ancora capito che cos'è. In realtà, come ogni cosa, per essere preparato questo caffè necessita di strumenti che naturalmente noi non abbiamo. Ci vorrebbe il pentolino di rame tipico turco, che non c'è. Noi utilizzeremo un pentolino normale. La cosa molto importante è mettere la quantità giusta di acqua, che deve essere quella per riempire bene una tazza di caffè. Dopodiché si prende il caffè. Lucia in tutto questo sta ancora dormendo, non sa che si sveglierà con un caffè turco. Non so come prenderà la notizia, però vediamo. Ci metto tutto questo perché è quasi finito, dovremmo più o meno esserci. Si mette in modo abbastanza semplice dentro l'acqua. Dopodiché gli diamo una bella mischiatina dentro il nostro cezze di acciaio inox e non in rame. Vabbè. Dopodiché, cosa assolutamente non tradizionale turca, accendo il mio inverter e aspetto che arrivi l'energia elettrica. Accendiamo e aspettiamo l'ebollizione. Come vi dicevo, poi oggi sarà una giornata molto speciale, ragazzi, molto speciale, perché si parte. Per questo c'è bisogno di un caffè che ci dia la carica. In Turchia, quando ti offrono un caffè, di solito ti chiedono anche come lo vuoi. E come lo vuoi significa quanto zucchero ci vuoi, sostanzialmente. Ok, quando il caffè va in ebollizione, così, si prendono le nostre belle tazzine e facciamo la prima operazione, ovvero versiamo il caffè nelle tazze. Per questo che le tazze devono essere belle piene, bisogna avere la misura giusta. Dopodiché rimetto il caffè che avanza sul fornello e aspetto una seconda bollitura bella intensa, bella intensa. E nel frattempo finisco di preparare il nostro tavolo da colazione. Questo vapore contenente l'aroma del caffè deve circolare e deve dare una bella carica la mattina. La schiuma è molto importante, eh? Io non riuscirò a farla entrare dentro la tazza. L'assenza del pentolino in rame si fa sentire da questo punto di vista. A questo punto vado a versare l'altra parte del caffè dentro la tazza. E come avete potuto notare, qui non si usa nessun tipo di filtro, ragazzi. Il classico caffè turco corfondo. A questo punto, prima di uscire e proseguire la giornata, assaggio il caffè. Non è niente male, eh? Però lo zucchero non ce l'hai messo. L'unica cosa, bisogna stare attenti alla fine, di non dare la bevuta della polvere. Sì, insomma, bisogna ricordarsi di avere in mano un caffè turco e non un caffè napoletano. Però non è male. Vamos. Oggi giornata specialissima, perché direi che è il momento di muovere il camion, perché è più di un mese che è fermo e quindi si deve sgranchire le ossa. Andiamo a fare un giro. Dobbiamo fare un attimo di lavoro di preparazione, perché ci eravamo sistemati quasi stanzialmente e quindi ci sono delle cose, dobbiamo togliere dei mattoni, insomma. Vamos. Intanto smontiamo la tenda. Siamo riusciti a sostenerla da sola, senza farla cascare.
prima però effettivamente dobbiamo sistemare un po' l'interno, se no il fuoristrada che andremo a fare potrebbe compromettere l'integrità di tutte le nostre attrezzature interne. Che casino qua. Poi vi spieghiamo il significato di questa. Lasciamo sistemare. Mentre Lucio sistema l'interno, io vado a preparare la cabina di guida. Che bel gesto, il gesto della partenza, ragazzi. Oh, lo voglio rifare, ha tanto una sensazione di viaggio questo gesto. Dentro abbiamo messo anche tutte le nostre tende per evitare un calor. Abbiamo messo anche una esterna. Oddio, quella è legata. Dato che sarà un viaggio lungo, ci prepariamo bene. Qui abbiamo la nostra cassetta degli attrezzi da sistemare, anche con un filo penzolante fuori. Ma il machete con cui Luci ha tagliato l'erbetta qua davanti, perché non sembra, ma siamo riusciti a farla crescere. L'abbiamo anche potata un pochettino. Mentre si scalda il camion facciamo una cosa molto importante, segniamo le ruote. Segniamo il punto dove siamo stati parcheggiati per più di 30 giorni, così dopo, quando rimetteremo il camion a posto, metteremo in un'altra posizione. Siamo ragazzi, dobbiamo ancora decidere bene l'itinerario, però credo che lo faremo strada facendo. Le ultime due mattine ha fatto abbastanza freddo, perché tra le 4 e le 5 qui la temperatura scende anche a circa 5 gradi. Ma mentre il motore si scalda, vi porto all'interno dell'area piscina, che è stata riaperta da qualche giorno dopo che hanno fatto dei lavori al prato, non so perché. Hanno tagliato, hanno innaffiato un po' e hanno riaperto la zona piscina. In realtà la piscina è vuota. Comunque questa riapertura è una grande emozione, perché ci dà la possibilità di ricamminare in questo spazio, e quindi insomma non possiamo anche evitare di fare le nostre passeggiate qui solo attorno al parcheggio. Sei emozionata per il viaggio che stiamo per fare? Sì. E vai. Chissà se Valentino avesse la parola che cosa direbbe in questo momento emozionante in cui stiamo per riprendere il nostro viaggio, più o meno. Comunque qui nel parcheggio siamo sempre soli, ma ben accompagnati da dei maxi camper che ci fanno una compagnia virtuale, meccanica direi così. Il motore difficilmente andrà in temperatura senza essere utilizzato, perché questi camion non è che li porti proprio alla temperatura ottimale, mettendoli solo al minimo. Ne approfitterò per dare una soffiata. Non si possono neanche chiamare pulizie della domenica, non è domenica. Momento molto significativo, tolgo il freno a mano. Già il camion che si voleva muovere da solo. Ingrano la marcia, ragazzi, ingrano la marcia. Che soddisfazione! Ci muoviamo, ci stiamo muovendo. Si parte, ragazzi, si parte. Ho anche dato una frenata, ragazzi, ancora.
viaggio, veramente emozionantissimo. Allora com'è stato? Com'è stato? Cioè, mi sento veramente carichissimo, cioè questi primi 100 metri sono stati storici. Sono un attimo sceso perché voglio farvi vedere. L'altro giorno vi dicevo che eravamo leggermente infossati. Questa è la nostra traccia. Ed è bello notare anche che abbiamo creato anche delle nuove abitazioni per forme di vita di qualsiasi tipo. Che adesso sono state un po'... Cioè, hanno un colore quasi trasparente. Anche di qua ci sono delle forme di vita interessanti, le stesse. Nella parte posteriore eravamo sul cemento, quindi nessun problema. Qua la nostra tavoletta, ma proseguiamo il nostro viaggio. Per la prima volta dopo un mese vi faccio vedere Valentino da un'altra inquadratura. Emozione pura. Proseguiamo il nostro tour. Vamos! Tolgo il freno a mano. Sono momenti indimenticabili. Ci do di tutto sterzo, ragazzi. Non credo di poter riuscire a mettere la seconda, ma è già qualcosa. Momento speciale, inserisco la retromarcia. Vai, facciamo un altro giro. Vamos! Comunque tutto questo è anche per dimostrare la capacità di sterzo di Valentino, che devo dire non è niente male per la sua lunghezza. Un passo di 4 metri e mezzo riesco a girare intorno in questo parcheggio in modo veramente confortevole. Guardate, con tutto sterzato, senza bisogno di accelerare, faccio il giro intorno senza problemi. Questo è molto importante. Rimettiamo la retro e facciamo il giro tondo inverso per vedere se il raggio di sterzata è uguale a destra a sinistra. Io, ragazzi, di solito parto o in terza o in quarta, perché se metto la prima praticamente non ci muoviamo, eh. Iniziamo il nostro giro tondo, ragazzi. Guardate come riesco a girare in tondo senza problemi. Tanta roba. Tanta roba, ragazzi. Adesso, ragazzi, torniamo indietro, perché come avrete capito tutto sto movimento era per spostare le gomme e non farle stare altri 30 giorni nella stessa posizione, sperando che le frecce non tornino dove stavano. Vuoi fare un giro? No, dai. Segno qua e ora... No, questa no, va bene. Questa è qua. Naturalmente i segni non tornano. Questa è praticamente ancora in basso. Abbiamo toppato. Questo è qua sul fianco. L'alzerò col crick e la giro a mano. Accidenti! Eh sì, che devo fare. Sì, dai, questa va bene. Sì, direi che è inutile che provo a giocare, perché non ce la faremo mai. Quindi la girerò col crick. Probabilmente quella e forse un po' quella di là. Tra l'altro, quello che volevo fare è lasciare il camion un pochettino più avanti, in modo tale da avere un po' di spazio per aprire qua dietro.
si apre, giusto giusto. Speriamo che questo viaggio vi sia piaciuto, è stato molto bello farvi vedere la capacità del raggio di sterzo di Valentino. E adesso sistemiamo un po' tutto il campamento. E in tutto questo naturalmente non abbiamo raggiunto la temperatura, eh? Penso a 60 gradi, una roba del genere. Spegniamo. So benissimo che ci avete detto, e noi per primi l'abbiamo detto in realtà, che dovremmo fare le tendine. Il problema è che ci vorrebbe il materiale. In realtà il sole non arriva mai da quel lato, perché ci passa proprio sopra i pannelli. Perfetto. Bene, ora dobbiamo vedere se la tenda più o meno ci campana lo stesso, perché abbiamo un po' di margine per montarla un po' più avanti, un po' più indietro, grazie a questa barra. Noi, visto che abbiamo fatto 30, facciamo 31. Giro subito la ruota. È un po' che non usavo un crick, eh? Meglio tenerlo sempre in efficienza. È il ladrone. Sta venendo a vedere se c'è qualcosa da rubare. C'è anche il suo amico. E che alla fine sono soci, eh? Tutti e due ci sono. Secondo me lavorano insieme. Beh, ragazzi, così è proprio come essere in viaggio, no? Abbiamo fatto un giro, abbiamo anche bisogno del crick. Piazza la ruota. Tac. Probabilmente a questo punto vi starete dicendo: ma non facevi prima, anziché accendere il camion, a fare col crick su tutte le ruote? Certo che avrei fatto prima, ma non avrei fatto un viaggio. Ragazzi, dopo questo viaggio stiamo aspettando che ci chiama Frank, perché questa sera andremo in diretta sul canale Instagram di Radio DJ. Quindi per questo che abbiamo anticipato la nostra premiere alle 20 e non alle 21, quindi orario non consono per noi, per riuscire a fare tutto. A fare tutto. Noi stiamo bene perché nel camper non ci manca nulla, siamo completamente indipendenti, dobbiamo uscire per fare la spesa pochissimo, quindi... Questo è il giro del mondo, anche se poi non è un giro del mondo, no ragazzi? Appena iniziato, è diciamo. Appena iniziato. È iniziato da 3 anni, ma per noi è appena iniziato, quindi... Iniziato da tre anni, ma appena iniziato. Sì, sì. Ragazzi, è finita la diretta. Naturalmente il bello della diretta è se è caduto il wifi, abbiamo dovuto riattivarlo con quell'altra connessione. Adesso si aspetta il bello, perché dobbiamo uscire e prepararci per il pomeriggio, perché tutto il movimento di questa mattina c'aveva anche un senso. Ma sì, è vero. E tra l'altro noi non si è ancora mangiato. Non abbiamo neanche mangiato, quindi vedrete cosa vi combiniamo. Nel tempo si è andato via il sole. Potremmo fare ciò che ci aspetta senza stare sotto il sole cocente. Devo tirare fuori un po' di ferraglia. Il barbecue più difficile in assoluto da montare, che va montato solamente nelle grandi occasioni, e questa vi posso assicurare che lo è, perché dobbiamo festeggiare che è uscito il primo video degli episodi perduti relativo alla Bolivia. Se non l'avete visto, andatelo a vedere. Il secondo motivo è che ho voglia di cucinare qualcosa di davvero particolare. Naturalmente il sole va e viene, quindi vedrete una luce completamente diversa ad ogni quadratura. Ci sta. Abbiamo il carbone, quindi chiedo scusa a tutti gli argentini che ci stanno guardando. Sorry. Sono
Cioè, sta passando il venditore ambulante che compra veicoli. È inutile fare i talebani, che quelli che lo fanno con le pietre e il pezzo di legno, quelli che dicono che bisogna farlo soffiando, quelli che chiamano gli spiriti. No, io uso la diavolina. Non è diavolina proprio di quella più chimica, perché è vegetale, però sempre di quella roba rimane, via. Un vulcanello qua attorno e spero che la diavolina mi rimanga accesa in modo tale che poi prenda anche il carbone che gli sta attorno. Per poter mangiare questo piatto, ragazzi, non abbiamo pranzato. Ci verrà fame tra un'ora, quando sarà pronta la brace. Bene, ragazzi, adesso, visto che il fuoco più o meno sta cominciando a fare il suo lavoro, dobbiamo aspettare che si faccia la brace, quindi comincerò a preparare ciò che andremo a cuocere in questo momento. Bene, ragazzi, mi sposto dentro in area cucina. Ho già preparato un po' del materiale che mi andrà a servire. Queso di Oaxaca, che ora andrò a tagliare a pezzettini molto più piccoli di questi. Sono emozionato, sto quasi per svelarvi che cosa andremo a fare. L'hamburguesa más gorda che abbiate mai mangiato. Questo piatto non si può preparare con le hamburguesa già fatte, per quello abbiamo preso della carne trita di buona qualità. Questa è carne trita especial. Allora, questo è mezzo chilo di trita, quindi faccio due palline prima, così. Parliamo di circa di 200 grammi di hamburguesa. Prendo un po' di formaggino e vado a infilarlo dentro, così. Faccio un buco, un po' come se fosse un cratere, e lo riempio per bene di queso di Oaxaca, ragazzi. Così. Il fuoco ha preso bene. Ecco, è arrivata nel dire che la fuochista ha fatto meglio di me. Vabbè. La fuochista ha fatto il suo lavoro. Tu farai la fuochista, io farò l'hamburguesa d'or. Adesso, ragazzi, altro ingrediente fondamentale, las acaparas, i capperi, ragazzi. Poi andiamo a rischiacciare sopra. Così, tutto occultato, ragazzi, tutto occultato. Lucia vuole provare con il pane d'hamburguesa. Io oggettivamente lo sconsiglio, se non è pane più che testato. E per questo mi sono comprato un panozzo tipo questo. Io andrò a utilizzare questo, Lucia mangerà con il pane d'hamburguesa. Intanto preparo la salsa di insalata, ragazzi. Dov'è? Che salsa di insalata? Salsa di insalata si prepara in questa maniera. Prendo qualche foglia di insalata, vado a tagliuzzare molto fine. Bam. Così. A questo punto prendo la mia insalata, la metto insieme alla maionese, prendo l'apposita forchetta e faccio questo lavoro. Così. Tu la vuoi un po' piccante? Un po' piccante. Perché adesso ci andiamo a mettere un po' di piccante dentro. Ragazzi, questo è tosto, quindi qui non bisogna esagerare. Te lascia la fiamma proprio, dopo sembri un drago. Il pomodoro? Il pomodoro si prepara a parte. A parte? A parte. Andiamo a tagliarlo a fette. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Ok, abbiamo il nostro pomodoro listo. Nel frattempo vado a controllare la brace, e anzi farò di più. Sposterò la griglia sopra in modo tale che si calienta. Ragazzi, qua non ci siamo, sta brace non prende niente. C'è qualcosa che non va. Cioè, appena appena calda, non va bene, ragazzi. Sarà il carbone andato a male. Questo carbone è ancora colombiano, non ricordo bene. Mi sa che se vogliamo mangiare, dobbiamo passare alla cottura interna. Mentre metto gli hamburger sulla piastra, sfrutto la brace esterna, perlomeno per scaldare il pane. Vediamo se perlomeno per questo è buono. Già che scaldiamo il pane, qui ci andremo a mettere anche un po' di queso. Queso Oaxaca sopra il pane dell'hamburger. Pomodoro. Tac. Con una fetta di queso cheddar. Aspettiamo, ragazzi. Vediamo un po' se perlomeno per scaldare il pane va bene. Nel frattempo facciamo cuocere i nostri hamburger, che devo dire si stanno un po' smontando.
Ragazzi, qua è sempre più difficile. Facciamo cuocere per bene. No, questa brace non è proprio buona a niente. Cioè, il pane comincia a seccarsi, ma non ce la fa a sciogliere il formaggio. Quindi dovrò fare in due battute anche questo. Vado a mettere la nostra salsa insalatosa. Siccome non si stava sciogliendo il formaggio, proverò a metterlo qua per terminare il lavoro. Vediamo cosa succede, ragazzi. Prendiamo l'hamburghesa, lo adagiamo qua. Il formaggio non si è sciolto proprio come dovrebbe, però a questo punto dobbiamo prendere quello che arriva. Il colpo finale, ragazzi. Tac. Così. E come te lo fai a mangiare? La presentazione, non c'è mai un senso pratico alla cosa, è solo immagine. Quindi adesso possiamo andare fuori. Questi sono i nostri due super hamburger. Direi che sono bastanti gordi. Forse ho messo l'hamburger più grande nel pane più piccolo, ma fa niente. Vamos. Insomma, non è la preparazione è stata abbastanza complicata, però abbiamo portato a casa il risultato e questo è quello che importa. Adesso vediamo se il gusto ci guadagna. Non so da che parte iniziare. Ah, non riesco. Buono. Ah, là dentro c'è il formaggio. Vado anch'io a provare questo mostro. Tra l'altro ci abbiamo anche due cervecite, questa Tropical Light e la classica modello negra, che devo dire ci piace abbastanza. Tolgo l'infilzador. Ragazzi, guardate che gordura pazzesca, è veramente enorme. Pane croccante, com'è quello? Giusto. Giusto. Siamo a posto fino a domani così, eh? È l'hamburger fila ai fondi. Guardate la consistenza. Tutti i sapori belli mischiati, cioè è veramente la perfezione dell'hamburgesa. L'apoteosi è quando addenti il cappero, vero? Cioè il palato rimane sorpreso da questo gusto e tu dici: cavolo, questo hamburger mi ha veramente stupito. È lì, è il cappero. Ragazzi, inutile dire che dopo questo super hamburger sono rimasto qua un'ora infossato dentro la sedia. Bella botta. Madonna. Ragazzi, è arrivato un colpo di vento pazzesco proprio mentre ero qua che mi stavo rilassando. Mi sa che sta arrivando un temporale pazzesco. Oh oh. Si porta tutto. È una tromba d'aria. Aiuto. Aiuto. Si è smontato tutto. Si è smontato tutto. No. Una tromba d'aria allucinante. Ero qua che stavo aspettando che venisse un po' di buio per farvi una foto o un video con la luce a LED, ma mi sa che è meglio che tolgo tutto. Lì le nuvole si stanno arrotolando. Stanno facendo una spirale. Riparte. Credo che forse dovremmo smontare la tenda. Arriva il can ladron. Ladron, guarda. Ha visto che c'era un po' di movimento. Ha detto: io mi muovo adesso di soppiatto e gli frego le ciabatte. Ma ce le ho qua le ciabatte. Ce le ho addosso, non te le lascio. Non te le lascio. Ladron. Basta che non arriva la tromba d'aria. Ragazzi, credo che entriamo in casa. Sta arrivando a piovere. Lucia porta i mattoni da mettere lì, insieme al ladron che aspetta che gli asci le ciabatte. Now they're getting back, eyes on the freeway.